Ciao a tutti ed eccoci in questo nuovo video tutorial sul Planet Side dopo 3 settimane di assenza perché sono stato in vacanza in Belgio. Questa sarà una delle ultime puntate della serie sulle classi, dato che l'infiltrato aspetto la patch di aggiornamento che sarà tra qualche mese e la Max voglia di farla più avanti. Quindi oggi andremo a parlare dell'assalto leggero. Innanzitutto, ciò che differenzia l'assalto leggero da tutte le altre classi è la sua grande mobilità. Infatti, usando il jetpack che si attiverà cliccando 2 volte la barra spaziatrice, riuscirete ad arrivare in strutture dove le altre classi non riescono ad arrivare. Quindi questa è la cosa più importante che dovete sapere sull'assalto leggero. Adesso andremo a vedere come dobbiamo equipaggiare e quali abilità usare su questa classe. Bene. Come primo slot, come tutte le altre classi, troviamo lo slot multiuso che comprende sia il kit medico che il kit di rigenerazione, che come già detto negli altri tutorial, sono delle siringhe che vi permetteranno di curarvi. Infatti, qual è la differenza tra le due? Che il kit medico curerà tutta la vita immediatamente e il kit di rigenerazione invece curerà la vita in 6 secondi. E ogni attacco che voi sbloccherete sarà una siringa in più fino a un massimo di 4 siringhe. Dopo lo slot multiuso troviamo lo slot abilità dell'assalto leggero. Esistono due diversi tipi di abilità. Il Jetpack Drifter vi permetterà di spostarvi in avanti più velocemente, in questo modo doppia barra spaziatrice e vi permetterà di spostarvi avanti, quindi molto utile ad esempio nelle torri dove quando andrete a colpire il nemico frontalmente. E poi possiamo trovare il Jetpack che voi avrete in dotazione, il quale vi permetterà di volare più in alto dove tutte le altre classi non possono arrivare. Dopo lo slot abilità troviamo lo slot tuta, il quale comprende la pompa adrenalinica, il quale vi permetterà di correre maggiormente fino alla durata di 10 secondi in più. Poi avremo il condensatore di scudi avanzato, il quale vi permetterà di avere un ritardo del danneggiamento degli scudi. Poi abbiamo la cintura portamunizioni, quale vi consentirà ogni slot di portare più munizioni sia sull'arma primaria che su quella secondaria. Poi troviamo l'armatura flak, che è quella che consiglio sull'assalto leggero, che vi permetterà di resistere maggiormente alle esplosioni. La bandoliera di granate, la quale vi permetterà ogni slot di portare sino a 2 granate in più. E l'armatura in nanotessuto, il quale consiglio anche questa, vi consentirà di aumentare la vita del vostro personaggio fino al massimo del 250 di vite in più, che costerà 1000 certe. Dopo lo slot tuta troviamo lo slot granate, il quale comprende due tipi diversi di granate rispetto a quella base. La granata flash, come dice la stessa parola, costa 200 certe e abbaglierà il nemico quando viene colpito. Invece la granata fumogena costa sempre 200 certe, però crea una nube di fumo, la quale non vi farà vedere dal nemico. E come ultimo slot dell'assalto leggero troviamo lo smolto multiuso. Credo che sia la cosa più importante nell'assalto leggero e comprende il C4, che è un esplosivo che fa numerosi danni sia ai corazzati che alla fanteria. Il primo slot costa 200 e l'ultimo, che vi permetterà di portare 2 C4, 500 certe. Quindi, ricapitolando, che cosa consiglio io da mettere nell'assalto leggero? Come slot multiuso consiglio il kit di rigenerazione, come slot abilità consiglio il jetpack perché penso che sia la cosa più versatile da usare nell'assalto leggero, come slot tuta consiglio o l'armatura flak, la quale come ho detto vi consente di resistere maggiormente alle esplosioni, o l'armatura in nanotessuto, il quale vi aumenterà, come ho già detto prima, la vita. Poi come slot granate, se avete già molte certe da spendere, consiglio la granata flash, e come slot multiuso consiglio di portare fino a 2C4 perché sono molto utili. Una volta parlato di quali sono gli slot dell'assalto leggero, andremo a parlare delle armi. L'arma base che avrà l'assalto leggero è uguale a quello dell'ingegnere, è la Track 5, credo che sia un'ottima arma a corta media distanza e quindi dovete equipaggiarla con un mirino 1x o notturno o trigiorno, oppure con un mirino 2x, e sotto, essendo un'arma a corpo a corpo, dovete mettere il mirino laser, oppure per la media distanza dovete mettere la presa anteriore.
Un'alternativa al Track 5 è il Track 5S. È molto simile a quello base che verrà dato in dotazione, ma la differenza è che potete montare le munizioni a punta soffice o ad alta velocità. E potete montare però degli accessori sotto carna, come il lanciagranate, come dice la stessa parola, lancerà delle granate come arma secondaria, o il lanciafumogene, oppure il fucile sotto canna, che è un fucile a pompa che riesce a portare fino a un colpo. Un'altra ottima arma per l'assalto leggero è la LC2 Lynx, il quale è una arma potentissima sia a media che a lunga distanza, e essendo un'arma sia a media che a lunga distanza dovete equipaggiarla con munizioni a punta soffice, mirino 3.4x, ma se vi sembra eccessivo potete montare il mirino 1x. Come scina dovete montare la presa anteriore, il quale vi diminuirà il rinculo quando mirate. Dopo la LC2 Lynx troviamo il T5 AMC, che può essere usata sia a corta che a media distanza. Se volete usarla a corta distanza, dovete montare il mirino 1x o notturno di giorno, il mirino 2x e la mirino laser. Invece, se volete usarla a media distanza, dovete montare le munizioni ad alta velocità, mirino 3.4x e presa anteriore avanzata. Dopo il T5 AMC possiamo trovare il Track 5 Raffica, che non consiglio a nessuno di comprarla perché la stessa è uguale all'arma base. L'unica differenza è che non sparerà a colpo singolo, ma sparerà soltanto a raffica. Track 5S già l'abbiamo analizzato. Poi troviamo l'LC3 Jaguar, che era una delle armi più potenti di Terran, ma dagli ultimi aggiornamenti è stata depotenziata. È un'ottima arma a media distanza. Se volete comprarla, vi consiglio di equipaggiare il mirino 1x e il mirino laser avanzato. Dopo la Jaguar troviamo l'NS11C, che se viene comprata con gli Station Cash la potrete usare su tutti e tre gli imperi. La caratteristica di quest'arma è che ha un rateo di fuoco molto basso, ma è un'arma molto utile a media distanza. Dopo le carabine troviamo i fucili a pompa, i quali abbiamo una grande vastità di fucili a pompa. La cosa che le differenzia è che ci sono i fucili a pompa automatici e quelli a colpo singolo. Quelli automatici, quindi che spareranno più colpi con una sola cartuccia, saranno i Nighthawk, l'Haymaker e l'F1 Barrage. Invece l'Uppercut e il Blackjack sono monocolpi, quindi spareranno un solo colpo alla volta. E poi possiamo trovare delle mitragliette, che non ve le consiglio nell'assalto leggero, ma se una volta comprate vengono sbloccate per tutte le classi. Come equipaggiare i fucili a pompa? Il mio consiglio è quello di, se volete che abbia anche efficacia a media distanza, di montare le cartucce. Non vi consiglio di montare un mirino perché quello base è abbastanza buono, però consiglio di montare il mirino laser perché la maggior parte delle volte si usa il fucile a pompa senza mirare. Bene, adesso andremo ad analizzare le varie armi. Bene, iniziamo a provare il Track 5S, che come già detto può montare in scena o il lanciafumogene, il lanciagranate oppure il fucile a pompa. È un'ottima arma sia a corta che a media distanza. E se cliccherete il pulsante 1 si attiverà il lanciagranate, il quale però negli ultimi aggiornamenti è stato depotenziato. Infatti, come potete vedere, se vi sparate molto vicino il colpo rimbalzerà e non farà danno al nemico. Dopo il Track 5S andiamo a parlare della T5 MC, come già detto, ottima arma sia a media che a corta distanza. Come potete vedere, ho montato il mirino è 3.4x e la presa anteriore. Come già detto, potete equipaggiarla anche a corta distanza con il mirino 1x o 2x e sotto il mirino laser.
come potete vedere ha un danno erato molto elevato. Adesso andremo a provare una delle armi in questo momento più potenti nell'assalto leggero, che è l'LC2 Lynx. Ottima arma a media distanza, quindi montiamo un mirino 3.4x, incanna niente e come scina la presa anteriore e le munizioni a punto soffice. Danno molto elevato a media distanza. Vedere l'arma NS, che però non consiglio nell'assalto leggero perché ho un rato di fuoco bassissimo. Anche se è molto precisa. Bene, adesso proviamo due tipi di fucile a pompa. Prima quello automatico, che è il Nighthawk, che come potete vedere spara molto velocemente ed ha un rato di fuoco molto elevato rispetto a quello a colpo singolo. Spero di trovare qualcuno da uccidere, se non me li fregano tutti gli altri. Non è molto efficace a media distanza, infatti i fucili a pompa devono essere usati a corta distanza. Un altro tipo di fucile a pompa con cui mi trovo meglio rispetto a quelli automatici è quelli a colpo singolo, i quali hanno un raggio di fuoco minore ma un danno elevato. Come già detto, devono essere equipaggiati col mirino laser, perché la maggior parte delle volte si spara senza mirare. Bene, dopo aver provato tutte le armi, il video qui è finito. Non faccio dei tutorial sul campo sull'assalto leggero perché già ho fatto molti video precedentemente. Qui da Darkfall è tutto, la prossima volta farò un video su, penso, sui mezzi. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi, alla prossima!